Bilancio comunale, Brugnaro prevede più entrate grazie alle multe e scatta la polemica. Trasporti in città, il PD attacca il sindaco, ecco le controproposte dell'opposizione. Via Mestrina, la ZTL non è attiva, cittadini contro il comune, qui passano tutti. Residenzialità in centro storico, l'appello provocazione in puro stile Venezia.com. Buonasera e ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano. In apertura parliamo della campagna che lancia Rete Veneta a favore dell'autonomia e in vista delle prossime elezioni politiche. Scoprite tutto dal nostro direttore. Volete sapere chi sono i candidati che una volta eletti alla Camera o al Senato lotteranno per l'autonomia del Veneto? Ve lo diremo noi pubblicando l'elenco di coloro che hanno firmato un documento per sostenere questa battaglia e di quanti non lo hanno fatto. 2.300.000 veneti che hanno votato sia al referendum per l'autonomia del 22 ottobre scorso hanno diritto di sapere chi sono i candidati che in Parlamento si batteranno per l'autonomia, non con le parole ma con i fatti, perché noi siamo sempre dalla parte dei veneti che chiedono più libertà. E ora ci occupiamo invece del bilancio comunale di Venezia. Brugnaro preannuncia più entrate sul fronte delle multe e immancabile scatta la polemica. Il comune ha indicato nel bilancio di previsione 2018 17 milioni di euro come possibili entrate derivanti dalle multe per infrazione al codice della strada. Si tratterebbe di una cifra inferiore rispetto ai 21 milioni dell'anno precedente, ma l'assessore al bilancio specifica. In sostanza io non so se nel 18 si riverificheranno di nuovo le condizioni per arrivare ai 21. Preferisco avere a bilancio 17 e poi tutto quello che in più viene, viene in più. La metà delle risorse dovrà essere utilizzata per legge in manutenzioni stradali e opere in grado di migliorare il livello di sicurezza della viabilità. Nel documento si prevedono anche 8 milioni di euro in entrata derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada, che saranno in parte utilizzati per gli accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra i capitoli di spesa principali, poi, le risorse che saranno stanziate per ammodernare l'illuminazione pubblica. E non solo, massima attenzione sulla sicurezza. Praticamente nel 2018 avremo, da quando abbiamo iniziato il mandato, circa 180 vigili in più tra tempo indeterminato e tempo determinato, per cui si capisce bene che puntiamo non molto, moltissimo sulla sicurezza. Anche il discorso illuminazione va benissimo per ciclisti e pedoni, soprattutto alla sera, per cui anche una sicurezza stradale, tra virgolette, non solo una sicurezza di altro tipo. Insomma. Abbiamo anche acquistato 13 autovetture per fare nuovi pattugliamenti, utilizzando 40 nuovi vigili a tempo determinato che faranno più ronde su Mestre, insomma, sulla terraferma. Restiamo proprio in città e ci occupiamo di trasporti perché il PD va all'attacco ancora una volta dell'amministrazione comunale e lancia anzi le sue controproposte. Viabilità e trasporto pubblico a Venezia seguono logiche obsolete, secondo il Partito Democratico, che avanza una serie di proposte per rivoluzionare completamente la circolazione in città. A partire da Piazzale Roma, dove dopo le 9.30 di mattina non dovrebbero più arrivare autobus, sostituiti da una maggiore frequenza di corsa del tram, una ogni 5 minuti. Mentre tutti i mezzi automobilistici verrebbero dirottati nei due hub di Piazzale Cialdini e della stazione ferroviaria. Le linee che confluiscono dalle varie parti della città metropolitana del Comune di Venezia possono scambiare i passeggeri possono scambiare il mezzo con treno oppure con tram. In orario serale la proposta invece di ridurre la frequenza del tram da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 12 e utilizzare i risparmi per finanziare nuovi collegamenti con le zone periferiche. Territori che in questo momento sono poco serviti e che questa amministrazione ha voluto penalizzare. Pensiamo da un lato a Zellarino, dall'altro a Campalto, Favaro e Villaggio Laguna, dove poi in tutti questi territori c'è un'altra percentuale anche di anziani che ovviamente hanno un estremo bisogno di utilizzare i mezzi pubblici. Il responsabile populista, secondo il PD, è stata l'abolizione delle ZTL, che andrebbero reintrodotte e incrementate per ottenere anche nuove corsie preferenziali per il tram. Sono migliaia i morti
ogni anno che ci sono a causa delle polveri sottili. E è una cosa importante. Al tempo stesso favorire quanto più il trasporto pubblico. E intanto in via Mestrina la ZTL non è attiva e così i cittadini si scagliano contro il comune. Noi ci sentiamo abbandonati, ma non da adesso, da 28 anni, le dico da quando io abito qua, quando hanno riqualificato tutta la zona di via Costa, hanno riqualificato anche le strade laterali, vede che sono tutte aree pedonali, anche se non vengono rispettate. Questo pezzo del quartiere Altobello è l'unico che non è stato toccato. Il centro scommesse è chiuso da circa un anno dopo proteste e segnalazioni. Il negozio utilizzato come centro di preghiera nei giorni scorsi è il centro di polemiche che ora ha ricevuto lo stop da Cafarsetti, ma anche una ZTL che riguarda un breve tratto che molti dei residenti in via Mestrina vorrebbero fosse attiva, ma così non è. Controlli dei vigili per controllare chi ha il marchio, il cartellino che autorizza i residenti o chi ci lavora a entrare, non sono mai venuti. Io ho sollecitato personalmente tantissime volte i vigili, la polizia eccetera, e adesso stanno facendo dei lavori, mi hanno detto che cambieranno la cartellonistica, però da un anno e mezzo a questa parte qui entrano ed escono tutta la città. Ecco, volevo solo magari sottolineare questa cosa della ZTL che non è che è attiva sulla carta, ma non è attiva sul serio. Una via decisamente troppo trafficata. Il nostro problema di quelli che ci abitano qua è il traffico automobilistico di camion, di furgoni, di tutto e di più, che poi da qui invadono la zona pedonale, che è pedonale a tutti gli effetti. Qui la gente, che questo parcheggio, vedi, questo convegno è il mio, è privato, ma qui ci parcheggiano cani e porci, per dirla semplicemente, e ci sono le macchine sempre in doppia fila per via della trattoria, e quindi è una strada veramente disastrata. Una via centrale che però, dicono in molti, è stata abbandonata. Una parte della città che vorrebbe risolversi un attimo, venire fuori, invece la stanno facendo morire, mettendoci tutta la buona volontà dei cittadini. Ed ora ci occupiamo della residenzialità in centro storico e vi mostriamo allora l'appello provocazione in puro stile venezia.com. Blitz carnevalesco dei militanti di Venezia.com in campo San Giacometto, ai piedi del ponte di Rialto. Indossando una tradizionale maschera veneziana, un portavoce dell'associazione è salito sulla statua del Gobbo, tradizionale punto d'arrivo del calvario dei condannati alla fustigazione della Repubblica Serenissima, per lanciare un appello ai candidati parlamentari alle elezioni del 4 marzo. Chiediamo se siete disposti, in qualità di futuri parlamentari, a valutare il sostegno ad iniziative tese a realizzare uno statuto speciale per Venezia insulare e la sua laguna, al fine di salvare e preservare un patrimonio culturale ed umano unico al mondo. Un atto reso necessario, spiegano gli attivisti, dall'indifferenza mostrata da tutte le forze politiche in questa campagna elettorale per i problemi che affliggono i centri storici e artistici più importanti d'Italia. Nei programmi e negli annunci dei partiti che si presenteranno alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, non abbiamo trovato nessun riferimento a delle tematiche a noi care, come la residenzialità, la difesa del tessuto socio-economico, della cultura, dei centri italiani storici. Vanno intraprese azioni immediate, sostengono da Venezia.com, per salvare e preservare un patrimonio culturale e umano unico al mondo. Confidiamo in una veloce risposta alle nostre istanze, perché Venezia non può più aspettare. Da Venezia per questa sera è davvero tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.